Un pareggio interno che suona male per la sua squadra. Siamo con il presidente Giannetto del Santa Tre, vicepresidente, ma presidente o vice, non cambia molto il tenore del nostro discorso. 1-0-0 che ovviamente ha gettato un po' nello sconforto la squadra perché in linea era una modesta compagine. Diciamo che sconforto è una parola grossa, cioè resta il rammarico per aver pareggiato contro una modesta squadra, però la soddisfazione di vedere giocare 14 atleti che sono seguiti in campo, che hanno fatto pienamente il loro dovere. Oggi, anche se si fosse giocato 48 ore, il pallone non sarebbe entrato in porta. Ironia della sorte, quando è arrivato questo tanto atteso attaccante Pistone, la squadra per la prima volta non segna. Ecco, ironia della sorte, perché oggi speravamo molto in Tindaro Pistone, però forse la lontananza dal campo, dai campi di gioco da circa 4-6 mesi ha inciso notevolmente e questo è valso. Infatti ha giocato sì e no il primo tempo, il secondo tempo c'era, ma fisicamente, mentalmente non c'era più. Un mezzo passo falso interno abbastanza importante perché siete stati raggiunti dalla Real Belpassese, quantomeno i risultati che si sanno, ma gli obiettivi della Santa Teresa non cambiano, quelli della promozione. Assolutamente no, gli obiettivi sono e rimangono quelli di arrivare primi, perché non lo diciamo per superbia, ma perché siamo consapevoli di avere un organico forte che può competere con tutti e quindi raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. È arrivato Pistone e qualche altro, c'è qualche altro colpo in canna, visto che è considerato che la campagna acquisti si chiude il 15 di dicembre. Ma io spero di sì. A tal riguardo bisogna chiederlo al nostro direttore sportivo Enzo Filoro, che lui è il deus ex machina in questa situazione, quindi bisogna chiederlo a lui. So che ci sono delle situazioni in itinere, speriamo bene, anche perché secondo me bisogna avere 18 titolari per vincere un campionato.